sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise il sospiro e gli disse: "È fatà", cioè aprì. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: "Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti". Parola del Signore. Davanti all'altro come di fronte a un mistero.
Mettersi in ascolto ci consentirà di scoprire quanto sterili sono le nostre precomprensioni, i nostri pregiudizi che impediscono una vera, buona e sana relazione. Mettersi in ascolto significa sospendere il nostro giudizio, il nostro dare sempre la colpa agli altri, il nostro mondane invito, per scoprire invece quanto belle potenzialità può avere una buona relazione, sempre nuova, sempre rinnovabile. È importante farlo, perché se non proveremo ad aprire la nostra relazione con gli altri, non riusciremo nemmeno a migliorare la nostra relazione con noi stessi e con Dio. Tutto rimarrà chiuso nel recinto delle nostre attese e delle nostre frustrazioni. Gesù nel Vangelo guarisce un sordo muto. Per prima cosa gli apre le orecchie e fa da apriti. E la cosa più importante è il punto di partenza di tutto. Il sordo è infatti anche muto, perché non potendo sentire i suoni non è in grado nemmeno di produrre